Quello che abbiamo vissuto, il 2022, è stato un anno molto molto difficile per la città e per la nostra regione. Gli arrivi sono aumentati del 77%, quasi 20.000 persone intercettate. È chiaro che serve un'azione politica forte e decisa. Il ministro ha dimostrato grande attenzione e ovviamente farà le riflessioni necessarie per intervenire sia dal punto di vista amministrativo, penso anche dal punto di vista legislativo. Penso per esempio a tutta la questione legata ai minori non accompagnati, dove esiste un problema legislativo. Penso a tutto quello che riguarda la parte di controlli e riammissioni dal punto di vista anche amministrativo, quindi non solo legislativo. E più in generale c'è la necessità di garantire l'attività delle forze di polizia, delle forze dell'ordine e anche certezza del diritto rispetto a chi arriva in Italia illegalmente. Bisogna fare in modo che chi arriva in Italia illegalmente venga sanzionato per quello che fa. Poi c'è il problema dei CIA, dei centri di accoglienza che stanno esplodendo. È chiaro anche per amministratori di sinistra che alla fine il fenomeno, se non viene gestito, esplode e ne pagano le conseguenze tutte. L'impressione è che ci sia in realtà un interesse a far arrivare e trattenere gli immigrati irregolari nel nostro paese da parte di alcuni e non invece la volontà di far rispettare la legalità tutelando lo stesso i diritti delle persone, perché in un paese europeo ovviamente questi diritti sono tutelati, altrimenti qualcuno dovrebbe dire che alcuni paesi devono uscire dall'Unione Europea. Ce lo dicano, prendono responsabilità delle loro azioni. Io penso che la Slovenia sia un grande paese con profonde radici democratiche. Ribadisco la criticità che l'accoglienza diffusa continua a presentare. C'è l'impossibilità di controlli, perché essendo diffusa dalle impossibilità di controlli, e quindi forse meglio altre esperienze che ci sono sia in Friuli-Venezia Giulia che a livello nazionale, dove i controlli sono permessi e non c'è questo impatto sul tessuto sociale della popolazione.